Ciao! Ciao! I gamberoni costano poco, ma la frutta costa tanto, sì. Fragole! Fragole! Fragole che costano 50.000 yen. L'uva l'ho vista a 40.000. Però questa uva che praticamente te la mettono in uno scrigno. Madonna, se mi cade. Qua la gente la pagano il giusto, non come in Italia no. Che sono schiavi. Queste sono quelle che vengono dal Trentino. Questa mela unica costa 1,80 euro. I kiwi qua costano all'uno 1 euro. Questa cosa qui, che pesa 1,90 kg, è una pera. Cioè, oddio. Chi è che si metteva i bollini della cicchita in faccia? Io sì. Timino quella puntino marrone. Se in Giappone avete voglia di sentirvi una babbi e spendere una badilata di soldi, non serve andare in gioielleria, basta che vi richiate da un qualunque fruttivendolo. Infatti lì la frutta costa, ma tanto. Seba ci svelerà anche il mistero dei prelibatissimi kudamono e risponderà al grande quesito millenario del perché le pere nipponiche sono tonde. Praticamente stiamo andando nel supermercato meno costoso del Giappone. Ok, però è buono, quindi almeno c'ha tutte le cose fresche. Un sacco di gente mi chiede quanto costa la frutta. Già che ci siamo vi faccio vedere quanto costa la frutta, dai, visto che sono qui. Queste che sono 5 kaki costano 400 yen, saranno 3,50 euro. Qua che sono altri kaki, però dalla forma strana, costano 2,50 euro. E la cosa bella è che i kaki si chiamano kaki anche in Giappone. Che caccata. Queste sono le grapefruits, ossia i pompelmi. Costano sempre sui 2,54 euro. Un pompelmo qui costa 75 centesimi. I kiwi qua costano all'uno, costano 1 euro. Però poi ci sono anche questi. Madonna quanto costano. E la madonna, 3,50 euro, penso 400 yen. Poi andiamo su frutti un po' più esotici, come l'ananas. L'ananas è 3,50 euro. Un pezzo d'ananas è 1,50 euro. L'uva 2,50 euro. Mango che costa 400 yen. La papaya però vedete che è un frutto che in Italia magari costa qualcosina, che costa solo 400. Questo è un frutto che adoro, voi l'avete mai mangiato? Penso che in inglese si chiama dragon fruit, non so come si chiami in italiano. Comunque questo che è un frutto che costerebbe comunque tanto, in Giappone vedete siccome costa di meno perché 190 è 1,70 euro tipo, quindi è poco. Il melone, guardate il melone, vedete non costa così tanto. Questo melone sono sui 2 euro, quindi vedete. Questi sono i limoni americani che costano comunque 2,79, quindi 2,50 euro. Poi ci sono gli avocadi che costano 1 euro l'uno. I pomodori costa 1 euro. E poi vabbè, c'hanno tutti i tipi, quelli che vengono da altri paesi costano un po' di più. Questi sono, madonna, questi costano 2,50 euro. Questi, però questi boh, saranno un po' costosi. Cioè abbiamo altre cose, ci sono le banane. Le banane costano pochissimo, anche in Italia penso. Tutte queste banane della Chiquita. Chi è che si metteva i bollini della Chiquita in faccia? Io sì. Costano su 50 centesimi, vedete questo è un po' di più, non lo so. Le mele, 4 mele che costano 3,20 euro. Questa mela unica costa 1,80 euro. Queste sono sempre mele, queste sono quelle che vengono dal Trentino. Le mele Trentino, no non so se vengono dal Trentino, vengono da Nagano Kenko, no queste vengono dal Giappone, vado sempre a sciare a Nagano. Queste costano 1 euro, poi ci sono le meravigliose pere. A chi non piacciono le pere? Guardate che belle forme, oh. Queste pere costano 1 euro e qualcosina. Queste sono le nashi che sono sempre pere. Vedete quelle giapponesi sono 1000 volte più buone di questa schifezza della France. Cioè almeno magari sono buone, però oddio che aspetto. Queste costano quasi 4 euro, cioè 3,50 euro tipo. Questa cosa qui che pesa 1,90 kg è una pera. Cioè oddio, questa è una pera di Oitaken. Rendiamoci conto di che pera abbiamo di fronte. Guardate qua quest'uva quanto sembra buona. Questa forse è la parte più interessante. Non so perché mi hanno messo le castagne con le pere. Guardate che castagne delle forme meravigliose. 10% di sconto, quindi tutte queste castagne che saranno tipo 5 costano 6 euro. Ma passiamo all'uva, che l'uva secondo me è una delle più costose insieme alle pesche. Che però le pesche oggi non ci sono, non saranno di stagione. Le pesche qua costano tipo 15 euro. Questo bellissimo grappolo di pesche. Queste costano 12 euro. Queste costano un po' meno, sono l'uva dei barboni. Per il mio canale direi che potrei comprare queste, no scherzo. Costano 8 euro. Però andiamo su e troviamo questo melone al costo di 25-27. Poi c'è 10% di sconto e mamma mia con 25 euro ci prontiamo questo melone che è anche piccolo devo dire. Però vedete che viene con la sua scatola, manco fosse la Wii U, anzi no la Switch. E poi c'è questa qua che costa sui 24 euro. E questa qua che costa 30 euro. Questa uva che praticamente te la mettono in uno scrigno. Madonna se mi cade. Quindi avete visto che sì, l'uva costa un po' di più in Giappone, però dipende dai frutti. I frutti esotici costano meno, però sì, diciamo che non è un affare comprare la frutta in Giappone. Pompelmi 1 euro, blueberry 4,50 euro per una scatoletta di queste grandezze. Fragole 8 euro, costano tantissimo, tipo
quasi 800 yen, quindi 7,5 euro. L'ananas 2,5 euro. Il mango 2,5 euro. Il kiwi con sotto la ananas sui 2,5 euro. Io adoro il kiwi, va bene. L'uva 4 euro. Il melone 23 euro. Le castagne 2 euro. Cioè adesso non è che vi ho fatto i conti perfetti, però per darvi un'idea. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul nuovo video. Sono Sebastiano Serafini, se siete nuovi a questo canale iscrivetevi, lasciate un commento, mi piace. C'è qui anche la nostra valletta di oggi, che è Marco Togni, direttamente dal Giappone. Com'è vivere qui? Vivere qui è molto spettacularis, mi trovo molto bene. Sì, tu sei qua da qualche mese, quando è che sei arrivato? Stai in guest house? No. È molto bello il Giappone, i gamberoni costano poco, ma la frutta costa tanto, sì, perché oggi volevamo fare un argomento di cui nessuno osa parlarne proprio. Non troverete nessun video, penso, su YouTube che parlano di quanto è costosa la frutta in Giappone. Ma secondo me invece non costa tanto. No, allora, secondo me costa il giusto. Il giusto, perché appunto, diciamolo, costa poco, anzi. Secondo me non costa tanto, vero? Non lo so, io frutta, ma dipende cosa prendete, perché se prendete banane costano poco. Se volete mangiare kiwi costano un po' di più. Fragole possono costarvi un rene. Però tra l'altro ci sono delle fragole che costano 50.000 yen. Sì, anche, allora, anche l'uva. L'uva a 50.000? L'uva l'ho vista a 40.000. Ah sì? Ma dove? Ma tipo in uno supermercato? No, quei posti fighi. Ah, ok, perché lui gira nei posti fighi, lui è gente della moda. Allora, comunque, costa di meno a Trento, tu che sei un esperto, perché noi siamo tutti e due di Trento, per chi non lo sapesse. Io qua mi faccio arrivare a volte le cassette di mele, le faccio arrivare, pago una miseria, tipo 30 euro. Sì. E ti mando queste casse di mele con 20 kg di mele, che sono tantissime. Bello! È una figata. E l'unica cosa è che magari hanno, sai, un attimino quel puntino marrone, sai, no, la mela che non è perfetta, magari non so, c'è un attimo il bozzetto, quindi te la scontano per quello, davvero? Ma sono perfetti. Tipo da Omori ci sono sti siti dove tu compri la cassetta di mele da 20 kg e te la mandano, costa una miseria, però appunto c'hanno i bozzetti. Sì, perché in Giappone se non sono perfette non le possono vendere, non le troverete mai nei supermercati delle mele non perfette. No. Tra l'altro la cosa divertente è che te le vendono a pezzo unico, tipo una mela, due mele, non al chilo, ma a pezzo. Sì. No, in Italia non si fa a grappolo. Ti rivendono la frutta, no, paghi sempre a chilo. Come mai costa così tanto la frutta in Giappone? Te che sei un esperto di frutti. Perché qua la gente la pagano il giusto, non come in Italia. No. Che sono schiavi. The Guardian, che è un giornale molto importante, ha definito schiavi alcuni che lavorano nell'agricoltura in Italia, in soprattutto Sicilia, in Sicilia. Che brutta cosa. Oh, non è che lo dico io, c'è scritto il The Guardian, metti il link. Donne vengono stuprate, picchiate e tutto. Mm-hmm. Quella è una situazione che c'è in Sicilia. Poi comunque in molti altri posti in Italia, quanto vengono pagati quelli che raccolgono frutta e verdura? Non lo so, una miseria. Non lo so, però devo dire che io c'ho la mia famiglia ha comunque mele e anche ciliegie, e mi sembra che li pagano benino. Sì, in Trentino. In Trentino la situazione è diversa, ma il Trentino non è in Italia. Tu pensa alle zucchine, va al Poli a Trento, sì, costa 1 euro un chilo di zucchine. Ecco. Vengono dalla Puglia. Come fanno? 1 euro è veramente un... Vuol dire che chi le ha raccolte l'ha pagato, infatti, quanto? Infatti. Un centesimo forse? Sai che volevo dire ancora sulla frutta? E io poi una domanda che mi chiedo, ma perché le pere in Giappone sono todde? Perché? Non lo so. Le pere, la le frutta. Pere, sì, ma non sto parlando di gnocchi di bambù. Le pere sono spettacolari in Giappone. Le pere sono tonde e non ci sono comunque anche le pere più... Le pere più a forma di pera. Quelle più, sì, dipende da quanti anni ha. Ma si parliamo del cane, basta. Poi cos'altro si poteva dire delle mele e delle pere? Qua costano di più dei fruttivendoli, perché i fruttivendoli sono rigorosamente comunque frutti e verdure comunque coltivati da giapponesi in Giappone, mentre se andate magari in certi supermercati vi danno quelle da esporto, che costano di meno che pagare la manodopera in Giappone. Comunque allora vi farò, vabbè. Però posso dire una cosa? Sì, allora, di qualcosa, dai. Tutti dicono la mela, 1 euro una mela. Sì, ma però, è una mela che ne vale 5. Sì, però non è che sia tanto. Cioè, il costo. Voi quanto spendete in Italia di frutta al mese? 30 euro. In Giappone, se comprate la stessa frutta, pagherete 60. Ma non è così tanta la differenza rispetto a. Io sì. Noto più differenza sulla carne che sulla verdura. Carne, pere. Dici, sì, ecco, parlaci delle pere, dei cocomeri. Hanno sempre davanti qua il picciolo. Cos'è? No, le pere. Sì, Yari, fagli. Mettile qua. Chiaro che mi ha detto. Bene, grazie mille per aver visto questo video. Se siete nuovi e non avete mai visto il canale di Marco Togni, male, andatevi a iscrivere. Ciao! Ciao! Vi ricordiamo che Flower, il nuovo singolo di Sebastiano Serafini, è ora disponibile nei maggiori digital store.